Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, Big Marco qui per voi, come state? Tutto bene? Oggi video aggiornamento, non so che episodio del cazzo siamo arrivati, però ho tante cose da raccontarvi. Iniziamo subito col mio pre-workout, con la colazione, dopo 40 minuti di cardio, stomaco vuoto. Abbiamo solito pancake con 80 grammi di avena e 250 grammi di albume. Tra il pre e il post-workout devo dividere il 50% dei carboidrati giornalieri. Ora ci metto anche mezza banana. In questo modo qua si cuoce, lascia un po' di sapore. E oggi vi dico già i macros che dovrò ottenere: 250 grammi di prote, 230 di carbo e 50 di grassi. Questo perché oggi è un giorno on, un giorno di allenamento, mentre nei giorni off saliamo a 55 di grassi e scendiamo a 190 di carbo. Prote rimangono invariate. Avrei un refeed, però per il momento non lo facciamo. Il peso sono discretamente soddisfatto, la condizione sta migliorando, siamo sui 102.5 kg, pian piano tiriamo fuori la condizione. I volumi scendono un pochino, però sono discretamente soddisfatto del percorso che stiamo facendo. Cucino il pancake e poi continuiamo col video. Pancake pronto, vedete qua con la banana messa dopo, viene un pochino caramellizzata e dà un sapore differente, rimanendo comunque nella semplicità. Iniziamo così, pre-workout e post-workout senza grassi, sale e acqua, siamo a 6 litri e 6 grammi, infatti ora un grammetto di sale cerco di distribuirlo il più possibile durante la giornata, lo prendo così perché metterlo sul pancake non avrebbe senso. Tazza di tè. Bellino. And we never forcing vibes, cause we keeping it simple. This be space time, continue, I'm breaking speech. The clock's tick tock, quit watching, I'm making heat. Get burned, turned, flip like a snitch. When I spit words, quick I spit the vicious shit. Allenamento prima, l'ho fatto un pochino tardi, c'è stata qualche modifica, principalmente per quanto riguarda il time under tension. Per esempio oggi gli ultimi due allenamenti devo avere un maggiore focus per quanto riguarda il picco, 2 secondi in allungo, 2 secondi in contrazione, mentre negli altri giorni abbiamo un time under tension differente, comunque ve ne parlerò dopo più nello specifico. È cambiato il programma di allenamento, così come la dieta, ma ovviamente dopo ci prendiamo il giusto tempo così vi spiego tutto. Oggi facciamo back, più richiamino di glutei se non ricordo male. Iniziamo col pulley, 3x8, 2-1-2, non so se vi ricordate, 1-2, picco, 1-2. E in questi ultimi due workout le ultime serie mi hanno portato a cedimento. Facciamo un pull down 3x10-12. Da quando ci siamo visti l'ultima volta su YouTube ci sono stati dei cambiamenti. Ho registrato alcuni contenuti quando ero via in Thai, che vi pubblicherò un pochino più avanti, perché ora nella settimana di Ferragosto mi sembrerebbe un pochino sprecarli, perché comunque la gente è via. Per esempio ho scoperto che tutte le palestre nell'arco di 30 km da dove stiamo sono chiuse, infatti mi dovrò spostare ulteriormente per riuscire a portare avanti la preparazione. Per fortuna nella palestra in cui sono adesso è a 1 km da casa ed è veramente molto comoda. Peccato che la settimana di Ferragosto chiuda sempre, quest'anno solo una settimana, gli anni scorsi anche un mese, e questa cosa mi creava un pochino di disagio, però comunque farmi chilometri in macchina sono abituato e non è nemmeno troppo un problema. Quindi settimana prossima dovrò fare i 4 allenamenti bello lontano, sarà un pochino complesso, però coglierò l'occasione almeno per andare al mare. L'asset di lat pull down, bello focalizzati sulla schiena, 1-2, picco, 1-2, focus su, sulla schiena. Time under tension mi mette alla prova e mi riporta ai tempi passati. Mi piace gestirlo. Con la mia programmazione di PL avevamo lasciato un pochino da parte questo aspetto. A livello di definizione è sicuramente un ottimo modo per tirar fuori una qualità ottima. Oltre ad aver perso massa grassa, mi sento molto molto bene. Adesso passiamo alla lat machine. Lat machine, anche qui un bel time under tension, infatti non ci focalizziamo troppo sul peso.
12 serie, 12 ripetizioni. È complesso gestire il tutto. Più che altro senti proprio i muscoli bruciare. Ultimo set di tiratamento. Ora lavoriamo sull'upper back, che è un punto mio carente. Deltoide posteriore e upper back. Mi raccomando bene la contrazione. 1, 2. Bene, ora finiamo con un esercizio di braccia, bicipiti, due per il gluteo e infine una serie di abs. Questi ve li metto tutti con la musica, tanto il time under tension è lo stesso. L'importante è focalizzarci bene sul muscolo target che stiamo allenando. Rispetto a prima, rispetto al momento PL, ora le reps si sono decisamente alzate e soprattutto stiamo lavorando anche su quei distretti un pochino più carini. Allora, allenamento terminato, devo fare due serie di abs, però prima vi faccio vedere la condizione. Condizione che è decisamente migliorata, siamo a 102.5, condizione che è migliorata nonostante il viaggio in Thailandia. Di questa cosa sono veramente molto felice perché abbiamo fatto un'esperienza pazzesca. Nei prossimi giorni vedrete i video e capirete la qualità e la magia di quel posto. Non è la maglia adatta per farvi vedere i gains durante la schiena perché ti taglia un pochino il V-shape. Com'è? Qua ci sono delle striaturine, si muove, devo capire come muoverle. Comunque tutto ciò mi gasa. Gambe. Col tempo, pian piano, le portiamo in condizione. La pelle si sta assottigliando e comunque mancano alla gara NBFI, campionato nazionale, 2 mesi. In questi 2 mesi possiamo fare, secondo me, delle belle cose. Con calma devo assottigliare la pelle perché, vedete, poi anche è più facile quando posi, boom, la butti qua, la posa, e non è che devi stare lì a premere per sperare che esca qualcosa. Con meno grasso sopra, fai meno sforzo, boom. Comunque il peso sta reggendo e di questa cosa sono felice, che il petto si sta smandorlando come piace a noi. Ci vediamo a casa per il post workout. Eccoci qua, parliamo un pochino di cose. Allora, vi aggiorno un attimino sulla situazione e su come sono andate le ultime settimane. Allora, l'ultimo video che avete visto, se non sbaglio, è quello della gara. Cosa è cambiato? Allora, il viaggio in Thai che vi ho accennato prima, nel quale usciranno per la terza volta, probabilmente lo dico in questo video nelle prossime settimane. Come ben sapete, amici, l'agosto è il mese della pina, il mese della nonna. Cosa fai? Cosa sono sti cosi? Saluta in camera. Devi guardarla? Saluta, più bassa. Devo lavarli questi? C'è l'ossessione, c'è l'ansia. Devi stare tranquilla, rilassati, vai lì. Infatti vado a rilassarmi, ma bravo. Voglio sapere no, se li devo... non li devi lavare. Lasciali, ribellati. E quindi siamo qua
rilassati, ci alleniamo chiaramente, palestra che chiuderà, quindi ora dobbiamo andare a Rimini e quindi ci sarà un pochino più di sforzo, però comunque questo posto mi trasmette tantissima serenità e lo vedo anche sulla mia condizione. Post gara il peso da 104 è schizzato a 107 dopo un cheat, se non ricordo male, anche perché l'approccio zero carbo lo sapevo che poi mi avrebbe portato a questo tipo di risposta. Post Thailandia il peso era di 105 kg se non sbaglio, quindi durante il viaggio ho perso 2 kg, infatti, ma devo dire sono stato discretamente bravo durante il viaggio, mi sono tolto qualche sfizio, però siamo rimasti focalizzati perché c'è una priorità. Ora invece il peso è sceso a 102,5 kg, a 2 mesi dalla gara posso dire che la condizione c'è e ora sono tranquillo perché facciamo le cose fatte bene, con calma, senza fretta, e sicuramente riusciamo a tirar fuori qualcosa di meglio. Dicevo, ho cambiato nutrizionista perché non mi sono trovato a mio agio. Già un nutrizionista che mi faceva fare approcci zero carbo non mi dava quella fiducia che necessito in questo tipo di percorsi, perché tutto quello che do devo avere dall'altra parte una persona che mi dà sicurezza al 100%, quindi ho deciso di affidarmi a qualcuno esperto nel natural bodybuilding. Per il momento non vi dico chi è perché sono i primi rapporti, devo capire se ne vale la pena o meno, devo capire quanto tiene alla mia preparazione, e quindi queste sono tutte cose che scoprirò nel tempo, perché poi vedete, non si sa mai come si lavora con le persone o come può evolvere il rapporto. Inizialmente con l'altra persona ero molto convinto, molto felice, poi dopo non mi sono trovato al top e queste cose mi creano stress. In questo momento non voglio avere stress di alcun tipo, anche perché mi affido ad altri professionisti proprio per non avere problemi. Voglio persone che sono esterne alla mia cerchia, persone che non mi conoscono. In questo modo si può costruire un rapporto di lavoro per quanto mi riguarda migliore. Con questa persona mi sta indirizzando anche per quanto riguarda l'allenamento. Devo dire comunque che sono sempre cose che abbiamo già visto nelle scorse preparazioni con Fede. Ora lavoriamo con i macros e non con una dieta da frigo. Mantengo gli stessi alimenti, albume, avena, riso, pollo, non è che cambi più di tanto, merluzzo, però mi gestisco io i macros, un approccio classico, un approccio che utilizziamo da sempre, ma niente di eccezionale. Poi mi piace anche affidarmi a persone nuove per capire il metodo di lavoro, perché io mi metto in discussione me il metodo dello studio per capire se ci sono delle lacune, se c'è qualcosa sulla quale migliorare, però alla fine le cose sono sempre quelle e penso che rimarranno per un bel po' così. Come sto gestendo l'allenamento? Allenamento 4 volte a settimana, il cardio sto cercando di farlo 40 minuti al mattino a stomaco vuoto, mi sono affittato questa, l'ho messa in giardino così la mattina mi sveglio e mi butto immediatamente sulla cyclette. 40 minuti in scioltezza per stare bello attivo e per aumentare il dispendio calorico giornaliero. Come mi sento? Mi sento rilassato, fiducioso e sicuramente rispetto alle altre gare che, come vi ho detto in passato, che la condizione non era per niente all'altezza, sono sicuro che nelle prossime vi porterò la top condition. Vedo striature che non avevo mai visto, vedo condizioni anche sulle gambe che sta pian piano arrivando. Ovviamente le zone più infami sono la vita, che comunque si sta asciugando un pochino, la velatura sull'addome e l'interno cosce e femorali. Ovviamente mi vedo un pochino piatto, ci sta, perché sono molto scarico di carbo, molto scarico di grassi, e sono condizioni che verranno estremizzate molto sicuramente durante la peak week, che non ho fatto le scorse volte, e spero che queste volte le peak week saranno vincenti. Ma la persona alla quale mi sono affidato penso che ne sappia abbastanza e che sia un vero professionista. Seguite il percorso, non so quante settimane out siamo dalla selezione UNBF, perché sì, voglio qualificarmi anche nell'altra federazione, cioè vorrei riuscire a fare una bella cosa, gara di PL, 2 gare di BB e portare a casa dei risultati, senza alcun tipo di pretesa, però voglio portare una bella condizione, scannato, che alla fine le linee ci sono, ovviamente i punti carenti che secondo tutti ci sono, quali braccia e spalle, verranno col tempo migliorati, le spalle magari col tiraggio miglioreranno, ma poi le braccia siamo comunque a 42 cm, così
le tengo misurate, le tengo monitorate, mi sto riapprocciando più all'allenamento in stile BB piuttosto che PL. Le sensazioni sono diverse, ovviamente mi fa capire anche dove e come devo arrivare al mio obiettivo. Magari il prossimo anno faremo 2 giorni PL, 2 giorni BB puro, ma con una logica, e poi braccia e spalle. Lo dico sempre, però poi a volte mi focalizzavo troppo nel fare un determinato tipo di cose. Devo avere semplicemente la calma di fare le cose nel giusto modo. L'off season dovrà essere gestita meglio, perché poi comunque la forza sale. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, anche tutti i commenti che ricevo, non sei qua, non sei... non ricevono mia attenzione più di tanto, perché è un percorso che va valutato alla fine, e nel corso d'opera secondo me è anche inutile fare delle valutazioni come per dire sei carente. Beh, mi guardo allo specchio, anch'io so di essere carente, per questo lavoro. Sei poco forte, ok, bene, lavoriamo per aumentare la forza, è tutto work in progress. E tutti questi commenti qua che a volte vedo sotto i video mi stimolano e basta. Ovviamente non sono uno che volesse dire grande tio, fantastico, sei bellissimo, sei il numero uno, perché so di non essere il numero uno, però nemmeno dei commenti distruttivi che non hanno alcun tipo di senso. Mi piacerebbe più creare una sorta di critica costruttiva, in modo tale da rendere la sezione commenti un luogo migliore dove poter tutti crescere. Invece, detto questo, raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate un bel like. Adesso io e la Reps andiamo su a fare una bella crostata di fichi e una cheesecake che domani andiamo alla grigliata. Ovviamente io avrò i miei pasti, però scarico le mie privazioni date dalla dieta nel cucinare per gli altri. Questa cosa mi rilassa tantissimo. Seguitemi anche su Instagram, @Martorelli. Come al solito, stay grossi guys, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga.